essere qui. Sarà prima citato il Comitato Scientifico e la sezione Cultura Digitale. Di fatto la sezione Cultura Digitale risponde a quell'input che abbiamo avuto dal nostro Comitato Scientifico, che come sapete comprende Massimo Braimo, signor Jacobone e tanti altri che abbiamo presenti oggi, che ci hanno mostrato quale potrebbe essere anche il futuro del nostro evento, dato che i festival legati ai libri sono tantissimi in Italia, mentre quando siamo partiti erano molto molto meno, e quindi è un po' la risposta al nostro interrogativo: che cosa dobbiamo fare per rispondere ai bisogni oggi della cultura nel nostro territorio in questo frangente. In questo Anna ci ha aiutato a costruire la sezione di cultura digitale, che poi è molto il tema chiaramente collima con il tema microeditoria, nel senso che editare, pubblicare, rendere pubblico, e quindi i giornalisti, le televisioni, e il comunicare che prende un'altra forma. I tempi di Gutenberg, i copisti evidentemente vedevano come fumo negli occhi quello che era la stampa a caratteri mobili. Oggi chi fa carta stampata ne so qualcosa, vede internet, tutto il mondo del digitale, è come una certa ansia, come una concorrenza con cui si fa fatica ancora anche a misurarsi. Qualcuno ci dice: ma fate ancora un evento con i libri di carta? Allora noi ci interroghiamo su questo e lo facciamo insieme agli editori, insieme ad alcuni ospiti. Abbiamo mantenuto la sezione dei laboratori e mestieri del libro, perché abbiamo visto che anche questo risponde a un bisogno e in qualche maniera ci differenzia, perché la formazione è un altro degli elementi importanti. E quindi avremo il laboratorio di traduzione con Andrea Di Gregorio, che ha un'esperienza lunghissima e con grandissime case editrici in collaborazione con il Rinascimento Culturale. E avremo un laboratorio con un altro ospite di cui siamo molto orgogliosi, perché è la prima volta che si presenta come presidente di ADEI. ADEI è l'Associazione degli Editori Indipendenti, è nata a maggio al Salone del Libro di Torino e ha fuso le tre realtà che c'erano prima, quindi per la prima volta in Italia l'editore indipendente ha una rappresentanza ufficiale, che è ADEI, e il suo presidente appena eletto è Marco Zapparoli, fondatore e ovviamente dirigente di Marcos e Marcos, che sarà presente sia nella tavola rotonda del sabato mattina insieme a Vito Clini, Francesca Brianza, Alessandro Propelli, proprio per discutere su anche le novità del copyright, la rete, tutto quello che sta avvenendo, e poi terrà un laboratorio su come pubblicare oggi, quindi il mestiere dell'editore in sette mosse, anche questo molto curioso. Avremo un laboratorio sempre di libertà in collaborazione con le librerie della Biblioteca di Chiari, un laboratorio di teatro ayurvedico, un laboratorio di dizione, anche questo è stato un grande successo l'anno scorso, e una lezione di stampa a caratteri mobili, perché tra le altre cose il futuro è fatto anche di ritorno, di arte, di cultura. Infatti ci sono, c'è questo laboratorio, ma ci sono anche diverse edizioni e diversi editori in manifestazione che ripropongono la stampa a caratteri mobili, quindi la plaquette numerata, ricercata. Tra queste mi piace segnalare che avremo l'anteprima nazionale della presentazione di questo nuovo libro di Francesco Permuniano, intitolato Autunno, edizioni Il Buon Tempo, carta bitumata stampata a caratteri mobili, e molto molto particolare e molto bello. Tra l'altro sarà lo stesso Lucio Passerini a tenere il laboratorio di stampa a caratteri mobili. E da lì piace anche citare una citazione che troviamo all'inizio di questo libro, perché secondo me dà proprio l'immagine di questo collegamento e va a tradurre un po' cosa significa anche inventare il futuro. Cioè, Stefano Salis dice: il tempo ci si spalina davanti, nella memoria il tempo che se ne va, la letteratura lo recupera, lo reimpasta, e agli editori e agli scrittori il compito di mettere il lievito giusto per far vivere il miracolo dei libri che ci sono compagni. Mi piace molto questa espressione, perché parte proprio da quello che è il tempo che se ne va, cioè, se lo perdiamo, allora qual è il compito della letteratura? Proprio ridarcelo sotto nuove forme, grazie a chi lo scrive, grazie agli autori, grazie agli editori.